Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. Arrestato dalla Polizia di Stato un pregiudicato tarantino di 47 anni responsabile di estorsione aggravata e rapina nei confronti dell'anziana madre. Dalle indagini sarebbe emerso che la donna viveva ormai in uno stato di agitazione e paura a causa delle continue minacce di percosse e di morte. In qualche occasione, quando la donna non aveva consentito alle richieste dell'uomo, sarebbe stata colpita al volto con uno schiaffo. Nel corso della vicenda la vittima avrebbe consegnato continuamente denaro per un ammontare complessivo di 70.000 euro. Nella mattinata di ieri, i poliziotti della squadra mobile hanno rintracciato il destinatario dell'ordinanza cautelare e lo hanno accompagnato presso il carcere di Taranto, dove espierà la pena di 3 anni di reclusione. Continuano i controlli predisposti dal Comando Provinciale di Taranto per prevenire e reprimere i reati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In quest'ottica, i carabinieri di Martina Franca, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Taranto, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Tra le attività svolte, i carabinieri hanno ispezionato 2 imprese commerciali del centro abitato di San Giorgio Ionico, controllando 4 lavoratori e denunciando alla Procura Ionica un imprenditore per presunte violazioni al testo unico sulle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, alla prima impresa è stata contestata l'omessa formazione dei lavoratori, la mancanza del documento di valutazione dei rischi e l'aver retribuito una dipendente in contanti. In questo caso è stata adottata la sospensione cautelare dell'attività imprenditoriale. Oltre all'omessa formazione dei lavoratori e alla mancanza del documento di valutazione dei rischi, alla seconda impresa è stata contestata anche la presenza di un lavoratore in nero. Pertanto, in aggiunta alla sospensione cautelare dell'attività imprenditoriale, è stata elevata una maxi sanzione di 26.000 euro. Nella mattinata di ieri 11 maggio si è verificato un serio infortunio di lavoro nell'ambito del cantiere di costruzione del nuovo ospedale tarantino San Cataldo. Ad essere coinvolti nell'incidente, 2 operai di 59 anni dell'azienda Bocconi SRL che per cause tuttora da accertare sono precipitati dal ponteggio mentre erano impegnati in opere di montaggio di carpenterie metalliche, riportando conseguenze tali da richiederne l'immediato trasferimento e successivo ricovero presso l'ospedale Santissima Annunziata. Nell'attesa di capire l'esatta dinamica, scrive la FIOM CGIL di Taranto, che dalle prime verifiche pare attribuibile a un cedimento del piano di calpestio sul quale i 2 operai stavano lavorando, sarà compito delle autorità competenti ricercare le responsabilità dell'accaduto. Anche alla luce della decisione assunta da alcune figure titolate alla gestione del cantiere di rimuovere nell'immediatezza del fatto il ponteggio stesso prima dell'arrivo degli ispettori Spesal, generando così ovvi dubbi sul rispetto delle procedure rispettate. La FIOM CGIL di Taranto non mancherà di attivarsi anche legalmente a sostegno di eventuali rivendicazioni che i lavoratori riterranno necessarie. Questa mattina a Taranto, presso il Museo Archeologico Nazionale, è avvenuta la premiazione del progetto vincitore per la realizzazione dello Stadio del Nuoto, uno dei progetti bandiera dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il primo classificato, firmato dallo studio di Prato e MDU Architetti, ha spiegato ai cittadini in cosa consiste la sua proposta. Un evento fortemente voluto dal comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo la premiazione, con la consegna delle targhe ai vincitori, agli altri 4 finalisti e alle 2 menzioni speciali, è stata aperta la mostra con l'allestimento di tutti i progetti in gara, giunti anche da Londra, dal Regno Unito, da Berlino, Parigi e Barcellona. Per quanto riguarda la piscina, noi abbiamo un cronoprogramma, ma già da tempo, insomma, noi i cronoprogrammi li abbiamo costantemente aggiornati. E tra l'altro il cronoprogramma della piscina, che è l'impianto bandiera, di cui abbiamo sempre detto, diciamo, che c'è una particolare interesse da parte del Comune, ma non solo, perché questo è un impianto di rilevanza nazionale, stiamo perfettamente rispettando un po' quello che è il cronoprogramma. Quindi in questo caso abbiamo anche pensato di realizzare questo concorso di progettazione, perché essendo un impianto di grande importanza sia per la città, sia dal punto di vista sportivo, ma anche per tanti altri motivi, abbiamo ritenuto di, diciamo, estendere un confronto internazionale, quindi per avere delle idee, delle suggestioni, cosa che effettivamente è avvenuta.
Sì, buongiorno. Allora, il progetto, i temi del progetto sono due. Da una parte, il primo tema è quello dello scopo di ottenere un inserimento armonico nel contesto paesaggistico del territorio, tenendo conto appunto delle stanze che caratterizzano il territorio, quindi la costa, il parco tra il mare e la città e appunto il mare. E il secondo tema è quello di garantire al progetto un'inconoscità, quindi una certa riconoscibilità dovuta a un'architettura comunque pubblica rappresentativa per la città. Invece il tema architettonico si sviluppa nella realizzazione di due grandi basamenti che richiamano un po' quelli che sono i bastioni della città di Taranto e è un elemento tipico un po' di tutte le città che sulla costa mediterranea si affacciano sul mar Mediterraneo, ovvero quello comunque di proteggersi, di proteggere la vita interna delle città rispetto al mare, realizzando grandi strutture, grandi basamenti, però anche dall'altro lato quello di garantire l'accessibilità al mare così importante per queste città. Cambiare il PNRR, cambiare la gestione sin qui inoperosa dei giochi del Mediterraneo, cambiare la guida politica di Crispiano. Il ministro per il Mezzogiorno, Raffaele Fitto, in visita questa mattina nel comune delle Cento Masserie, ha voluto offrire il proprio sostegno al candidato sindaco natino Costantino. Serve una nuova stagione di amministratori locali e al tempo stesso una filiera istituzionale che leghi l'esecutivo centrale ai livelli intermedi del governo, della cosa pubblica. Taranto ha una grande possibilità dinanzi a sé, se saprà sfruttare l'evento sportivo del 2026 al di là di un approccio ordinario. La stessa cosa, ha ribadito l'esponente del governo Meloni, potrà fare Crispiano con un sindaco competente che rompa l'approssimazione teatrale di questi anni. Perché è un giro in tutti i comuni della provincia di Taranto che si conclude qui a Crispiano a sostegno del nostro candidato con il quale vogliamo creare le condizioni per guardare un progetto di cambiamento del nostro territorio. Il suo programma è da noi condiviso, vogliamo puntare alla valorizzazione di questo territorio, vogliamo creare le condizioni per dare delle risposte adeguate, quindi la presenza non è solamente per un sostegno elettorale ma anche e soprattutto per un impegno al giorno dopo, insieme a tutti gli amici presenti nelle istituzioni ai vari livelli, a partire dall'amico Renato Berrini, stiamo lavorando perché questo turno elettorale possa confermare un trend positivo del centrodestra, il lavoro del governo di Giorgia Meloni e quindi anche poter creare le condizioni per poter avviare questa fase importante di cambiamento a partire da questo momento. E quindi il nostro intervento non è contro qualcuno, per valorizzare questo territorio, per avere la possibilità di realizzare rapidamente questo, per avere un confronto anche con tutte le amministrazioni e per immaginare non dei giochi del Mediterraneo che siano solamente la realizzazione di alcuni impianti sportivi. Sì, questo è importante, ma non è sufficiente. I giochi del Mediterraneo possono e devono costituire una grande occasione per tutto questo territorio di avere dal punto di vista economico, sociale, culturale una centralità del Mediterraneo, quindi una cosa che abbia una visione molto più ampia del pur importante, ma dico io semplice, impianto sportivo. E il governo oggi vuol dare questa dimensione, non solamente con le risorse già stanziate, ma anche guardando le esigenze del territorio e immaginando come questo tema possa essere trainante anche rispetto al ruolo che il governo e che Giorgia Meloni ha definito, per esempio, quando parla della centralità dell'Italia nel contesto del Mediterraneo. In questo contesto Taranto e tutta l'area ionica rappresentano un riferimento fondamentale, importante, che riguarda tutte le diverse realtà comunali, tutti i territori. Quindi in questo processo di valorizzazione sono convinto che ci siano tutte le condizioni per poter immaginare in modo concreto, reale, anche una possibilità per questo territorio insieme a tutti quanti gli altri. Sono 22 le località pugliesi che hanno ottenuto il riconoscimento di bandiera blu per la qualità del loro ambiente da parte della ONG internazionale Foundation for Environmental Education. 4 in più rispetto allo scorso anno per la Puglia, che si classifica al secondo posto in Italia, prima la Liguria con 34 località.
Le province pugliesi con più riconoscimenti sono quelle di Lecce e Foggia, segue Taranto con 4, tra cui Castellaneta, Maruggio, Ginosa e la stessa Leporano. Il riconoscimento è stato assegnato alle località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, nonché i servizi sulle spiagge nel comune e le strutture alberghiere. Ricorre oggi, 12 maggio, la giornata mondiale di sensibilizzazione alla fibromialgia, una patologia altamente invalidante ma non ancora riconosciuta come tale dal Servizio Sanitario Nazionale, nonostante in Italia ne soffrano circa 2 milioni di persone. Per questo viene chiamata ancora sindrome fibromialgica ed è ancora indispensabile parlarne. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la sindrome fibromialgica quale patologia invalidante più di 30 anni fa, nel maggio del 1992. Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli, nei legamenti e nel tendine. L'APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare, celebra anche quest'anno questa ricorrenza a Taranto con 2 giorni di attività. Il primo evento si è svolto questa mattina presso l'auditorium del Padiglione Vinci dell'Ospedale Santissima Annunziata. Si tratta di un convegno informativo dedicato alle persone che soffrono di dolore cronico, dal titolo Cannabis terapeutica, tutto quello che i pazienti devono sapere. Questo è un incontro, questo odierno è un incontro informativo e divulgativo destinato alla cittadinanza anche e ai pazienti per fare chiarezza. Noi celebriamo oggi la giornata mondiale della fibromialgia e vogliamo far chiarezza appunto sull'uso della cannabis terapeutica, perché i luoghi comuni che ruotano intorno a questo argomento sono tantissimi, quindi abbiamo invitato relatori di rilievo, esperti, e che chiariscono quello che è l'uso effettivo di questa sostanza nella fibromialgia, per evitare che i luoghi comuni impediscano poi l'uso di questo strumento, che è uno strumento terapeutico alla fine. Allora, cosa si dirà di nuovo? Noi abbiamo pensato di allargare un attimino quello che potrebbe essere l'uditorio, aprendo a tutte quelle patologie che ormai trovano impiego con la cannabis. Quindi riteniamo che l'opinione pubblica così in generale non è sufficientemente informata, e di conseguenza in occasione di questa giornata mondiale per la sensibilizzazione della fibromialgia, come APMAR abbiamo pensato a dei momenti di sensibilizzazione domani 13 e sabato domani 13 maggio, insomma l'inaugurazione di un simbolo al centro della città, Piazza della Vittoria, con l'inaugurazione della panchina, mentre oggi sta per iniziare il convegno appunto sulla cannabis, conoscere le modalità terapeutiche, conoscere il processo burocratico per arrivare alla possibilità di cura. È un convegno molto importante, riteniamo almeno noi di APMAR, in quanto diamo la possibilità anche agli studenti, ci sono 2 classi dell'istituto Liside, diremo ai giovani che la cannabis non viene utilizzata soltanto come momento ricreativo, ma anche come momento terapeutico. Tutelare il mare per lo sviluppo sostenibile e la crescita della blue economy. E questo è il tema al centro del workshop che si è svolto questa mattina a Taranto, presso la Cittadella delle Imprese della Camera di Commercio, in occasione della Giornata Europea del Mare 2023. Promossa dalla Commissione Europea, la Giornata Europea del Mare offre l'occasione per riflettere sullo stato di salute dei nostri mari, approfondire il tema della loro tutela, mettere in luce il loro ruolo vitale come fattori di crescita economica. Il workshop è stato organizzato dalla Fondazione Michelagnoli in collaborazione con la Camera di Commercio. Sì, una giornata che si ripete, la giornata del mare, in questo territorio in particolare, dove il mare rappresenta e potrà rappresentare sicuramente il mezzo, il veicolo più importante per l'economia dell'intera città ma dell'intera provincia, per cui è un convegno al quale partecipiamo per il secondo anno consecutivo, almeno io in qualità di commissario della Camera di Commercio. E sosteniamo chiaramente quello che è il cambiamento ambientale sostenibile anche del nostro mare.
e sono molto lieto di essere qui nella sala congressi della Camera di Commercio e di poter parlare oggi del mare, della tutela del mare, della salvaguardia del mare, dell'importanza del mare sia per gli aspetti di ambiente e anche degli aspetti di economia blu che oggi sono molto evidenti, e cercheremo con i nostri conferenzieri di esplicitare anche le ultime azioni che il governo ha messo in cantiere. In particolare il workshop odierno è dedicato alla legge salvamare e alla tutela del mare. La legge salvamare, che è un disposto legislativo del giugno 2022 e che attende ovviamente di avere la piena operatività con i decreti attuativi che anche la Michelagnoli chiederà al ministro senatore Musumeci di portare al più presto in Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri quattro dicasteri che si dovranno esprimere, per poter dare piena attuazione a questa legge.